Se spieghi funziona. Allora, la nostra funzione è questa. La scriviamo un attimo. La riscriviamo un attimo. Quindi ci vuole 5 per log di x fratto 1 più log quadro di x più 3 arctan del log di x. Buon, perfetto. Allora, vediamo le prime domande. Allora, la prima domanda, vediamo qual è. Allora, il dominio di f è x maggiore di 0. Allora, è vero sì, perché il dominio, in questo caso, l'unico problema che abbiamo col logaritmo, e il denominatore qua non c'è problema, perché è 1 più un logaritmo al quadrato, quindi non può essere 0 questo denominatore, quindi siamo a posto. Il problema è il logaritmo, che deve avere l'argomento maggiore di 0. Quindi diciamo subito che è vero sì. Vediamo poi la domanda B che dice il dominio di f è r-0? No, quindi la A è sì, la B è no, ovviamente, ma giustamente. La C, F non ammette asintoti orizzontali. Vediamo. F non ammette asintoti orizzontali. Per vedere gli asintoti dobbiamo andare a cercare l'asintoto dove può esserci. Quindi facciamo limite per x che tende a più infinito. Di che cosa? Beh, semplicemente di 5 per logaritmo di x, okay? E mettiamoci addirittura dentro il valore, tanto un più infinito fratto 1 più logaritmo al quadrato di più infinito più 3 arctan di più infinito, che sappiamo che questo qua è 3 per pi greco mezzi, perché l'arcotangente ha come asintoto pi greco mezzi più infinito. Ok? Per quanto riguarda invece il logaritmo, beh, possiamo innanzitutto raccogliere un logaritmo, fare 5 per logaritmo di x che moltiplica 1, che è sopra, e sotto raccogliamo un logaritmo di x che moltiplica 1 fratto logaritmo di x più logaritmo di x a questo punto. Questi due vanno via. Questo qua va, tende a 0, qui resterà 5 fratto logaritmo di x. Questo qua chiaramente tende all'infinito, più infinito, quindi 5 fratto più infinito tende a 0, per cui vi resterà in effetti 3 pi greco, 3 mezzi pi greco, che sarà il nostro asintoto orizzontale. Quindi la risposta è no, perché l'asintoto ce l'ha, no. Quindi la C è no. Adesso vediamo la D. F non ammette asintoti verticali. Vediamo. Quindi no, F, CD, scusate. Non ammette asintoti verticali, ma qua in effetti potrebbe averlo. Vediamo. Per x che tende a 0 più, ricordo che c'è solo la funzione a 0 più questa funzione. E quindi 0 più fratto 1 più logaritmo al quadrato di 0 più 3 arctan di log di 0 più. Allora, vediamo cosa viene. Allora, facciamo come prima alla fine, no? Nel senso che risulta ancora forma determinata. Raccogliamo, semplifichiamo, ci semplifichiamo tutto come prima. Quindi sopra abbiamo logaritmo di x fratto logaritmo di x moltiplica 1 fratto logaritmo di x più logaritmo di x. Ok, quindi questa parte qua, questo va a 0 perché logaritmo di 0 più è meno infinito, diventa quindi questi via, insomma, alla fine viene ancora 0 più 3. Allora l'arcotangente di meno infinito è meno pi greco mezzi. Quindi alla fine viene meno 3 mezzi pi greco. In effetti è vera. È vero perché dovrebbe risultare un più o meno infinito, invece è venuto un numero. Quindi
quindi in effetti è vero che non ammette ascendenti verticali, è vero. Controlliamo un attimo, è verissimo. Ok. La C. La C è F positiva. No, no, la E non è positiva perché, come vedete, già abbiamo che il valore asintotico per ischia tende a 0 più è meno 3 metri, quindi vuol dire che va sul negativo, sicuramente, anche se non assume un valore meno 3 metri, perché in 0 non c'è la funzione. Però se il limite viene questo, vuol dire che c'è una si arriva sulla parte negativa della y, perché c'è questo meno, seta. Quindi non è vero, no. Quindi le risposte sono la A e la D alla fine. La A e la B, la C no. A questo punto sono la A e la D. Andiamo a vedere un attimo. La risposta è la C, che prevede la A e la D a questo punto. Allora, adesso vediamo la parte di esercizio un pochettino più complicatina, che è quella relativa alle derivate e alle richieste un po' più complicate. Allora, la prima domanda che fa è: la f' calcolata in 2 è uguale, ci dà un valore. Allora, bisogna calcolare più tutta la derivata, prima cosa. Allora, ci riscriviamo un attimo la nostra bella funzione, 5 per logaritmo di x fratto 1 più logaritmo quadrato di x più 3 arc tan del logaritmo di x. Allora, calcoliamo la derivata prima di x che è uguale a. Allora, boh, cominciamo. Allora, la prima è una fratta, quindi avremo. Allora, 5 lo teniamo fuori, tanto non ci interessa. Allora, derivata della numeratore, 1 fratto x, per il denominatore non derivato, meno il numeratore non derivato, per la derivata del denominatore, che viene 0 più 2 log di x per 1 su x, ok? Chiusa, più 3, 1 fratto 1 più log al quadrato di x per la derivata con l'interno, 1 su x, ok? Perfetto. Quindi la derivata viene 5 che moltiplica. Allora, 1 su x per 1 più log al quadrato di x. E avremo meno, soprattutto lo 0 va via, meno 2 log al quadrato di x per 1 su x, chiusa, più 3 su x per 1 fratto 1 più log al quadrato di x. A questo punto possiamo raccogliere anche 1 su x, quindi avremo 5 su x. 5 su x, anzi potremmo anche far così, potremmo anche raccogliere sostanzialmente solo 1 su x fra tutti, quindi fra tutti e due le parentesi ci resterà 5 per 1 log al quadrato di x, ok, meno, sul punto, meno 10, dove eseguire il prodotto sostanzialmente. Meno 10 log al quadrato di x e poi ci avremo un più 3 fratto 1 più log al quadrato di x. Controlliamo che sia tutto giusto. Sì, è così. Proprio così. Il 5 che moltiplica quei due. E il 3 che resta lì così. Esattamente, sì. Esattamente così. Allora, svolgiamo un attimo i calcoli. Ci resta 5 più 5 log al quadrato di x meno 10 log al quadrato di x più 3 fratto 1 più log al quadrato di x che è uguale a
Allora, questi due si semplificano e resterà meno. Sarà 1 su x che moltiplica 5 meno 5 meno 5 log al quadrato di x più 3 fratto 1 più log al quadrato di x. Ok? Scusate, ho correggere una cosa, perdonate l'errore. Mi sono dimenticato questa cosa. Quindi, perdonate, ma mi sono accorto. Succede quando si svolgono i calcoli in diretta, poi succede. Allora, tutto questo è 1 più log al quadrato di x tutto al quadrato, tutto al quadrato, quindi ripartiamo da qua, che ci può anche stare, ripartire da qua intendo dire, ok, quindi avremo 1 fratto x che moltiplica 5, allora 5 più, scusate la distrazione, mi sono distratto un attimo. Però l'ho visto subito, cioè mi sono accorto. Fratto 1 più log al quadrato di x tutto al quadrato, più 3 fratto 1 più log al quadrato di x, a che verrà 1 su x che moltiplica. Allora 5 meno 5 log al quadrato di x fratto 1 più log al quadrato di x al quadrato più 3 fratto 1 più log al quadrato di x. Allora c'è da dire questo, che si può raccogliere quindi 1 fratto x che moltiplica 1 più log al quadrato di x, che va a moltiplicare 5 meno 5 log al quadrato di x fratto 1 più log al quadrato di x più 3 alla fine, no? Quindi svolgiamo due conti, viene fuori 1 fratto x per 1 più log al quadrato di x per 5 meno 5 log al quadrato di x più 3 log al quadrato di x. E tutto fratto niente. E tutto fratto 1 più log al quadrato di x. 1 più log quadrato di 10. Quindi è un po' lunga, lunga farraginosa, però 1 più log quadrato di x per, e qua viene 8 meno 2 log al quadrato di x fratto 1 più log al quadrato di x. Quindi viene 8 meno 2 log al quadrato di x fratto x per 1 più log al quadrato di x tutto al quadrato. Speriamo che sia calcolata almeno a livello di calcolo corretto. E adesso andiamo a vedere la prima richiesta del problema. Allora, la prima richiesta del problema era che f' di 2 è uguale a quella cosa lì. Allora, vediamo cosa ci risulta f' di 2. 8 meno 2 log al quadrato di 2 fratto 2 per 1 più log al quadrato di 2 al quadrato. Non so come, andiamo a vedere un attimo. E qua si può dividere, no? Cioè 4 meno log al quadrato di 2 fratto 1 più log al quadrato di 2 tutto al quadrato. Vediamo. Sì, quindi la prima è vera, ma è vera. Quindi, nonostante abbiamo corretto, è giusta. Fatto corretto. Poi il B dice che x uguale a quadrato è un punto di massimo assoluto.
Massimo. Assoluto. Allora, la derivata, proviamo a studiare la derivata a questo punto. La derivata è quella lì, no? Io l'ho detto. Cioè 8 meno 2 log 4 di x fratto x che moltiplica 1 più log al quadrato di x tutto al quadrato. Allora, questa parte è sempre positiva perché al quadrato non ci interessa, poi c'è 1 più logaritmo quadrato. Poi sappiamo per definizione che il dominio è x maggiore di 0, no? Quindi questo qua sostanzialmente non ci interessa, essere positivo, dobbiamo risolvere 8 meno 2 log al quadrato di x è maggiore o uguale a 0. Ok? Allora un attimo ripassando le varie vicissitudini, perché dovremmo dire che c'è un massimo assoluto in effetti. Allora, cominciamo a vedere se è un massimo relativo innanzitutto. Quindi abbiamo meno 2 log al quadrato di x maggiore o uguale di meno 8, inverti i segni, quindi log al quadrato di x minore o uguale di 4, passiamo, quindi log di x, allora le due soluzioni sono log di x uguale a più o meno 2, più o meno 2, quindi passiamo all'esponenziale, cioè sostanzialmente le due soluzioni sono e alla più 2 e alla meno 2, ok? Segno discorde, sì, discorde, quindi valori interni. Positivi qua e negativa qua. Quindi crescente, decrescente, crescente, ok? Decrescente. Quindi in effetti e alla 2 è un massimo relativo. Allora, bisogna capire un secondo se è anche un massimo assoluto. Ok? Ma per capirlo bisogna un attimino vedere quello che ho spiegato precedentemente, nel senso che allora il dominio è x maggiore di 0, poi non ha asintoti verticali, quindi non ha, diciamo così, non può tendere all'infinito, né a più né a meno, perché non ha i verticali. Ok, l'orizzontale è 3 mezzi pi greco, per estendere più infinito. Mezzi pi greco, e per estendere a 0 la funzione finisce a meno 3 mezzi pi greco. Quindi sembra che il valore massimo assunto è o l'asintoto o il massimo assoluto. Quindi, sì che non è assunto dalla funzione poi, perché è solo il limite. Però diciamo questo, che se noi abbiamo che il valore dell'asintoto, che era 3 mezzi pi greco, è maggiore di al quadrato, ragionevolmente questo qua non è il massimo assunto della funzione. Ok? Perché la funzione tende, non è massimo assoluto, perché la funzione va più alta, va a 3 mezzi pi greco. Quindi vediamo un po' di fare due conti. Allora, 3 mezzi pi greco è 3 mezzi per 3,141, okay? Che viene fuori circa 9 diviso 2 circa è circa 4,5, no? E al quadrato, allora 2,7 elevato al quadrato. Quindi 2,7 che è circa 7 qualcosa, quindi è più alto. Quindi direi proprio di sì a questo punto, che è anche il massimo assoluto della funzione. Anche il massimo assoluto della funzione. Poi vediamo cosa diceva ancora. Ed è quindi che è corretto. Ma c'è un punto di massimo assoluto? No.
abbiamo visto di no, che è un minimo relativo questo, quindi no. D il min di f è uguale a min tra mezzi pi greco. Allora, il d min di f uguale a meno 3 mezzi pi greco è un inganna, perché in realtà, se andate a vedere, non è vero che è il minimo, è l'estremo inferiore, perché è ottenuto tramite un'operazione di limite, vedete? Cioè, in pratica la funzione va a sbatterci contro, ma non assume quel valore, quindi non è il minimo, quindi è falsa, no? Quindi se andiamo giù, in realtà è la nostra, adesso non ricordo qual era il numero, scusate. Allora, quindi l'affermazione D è falsa. D è no. Vediamo là sto punto, la F, scusatemi, la E dice F ammette almeno un punto di flesso. Direi a questo punto per forza almeno un punto di flesso, perché se andate a vedere avete un minimo relativo e un massimo, in mezzo non c'è nient'altro, quindi non ci sono assoluti verticali, non c'è niente, è chiaro che deve per forza avere almeno un punto di flesso. È matematica la cosa, ci dice, e quindi la E è giusta. Sì. Quindi alla fine avremo la E, allora la E. Quindi la B e la E. Ok? La B e la E. Quindi la soluzione è sostanzialmente è la soluzione B. La B e la E sono giuste. Ok? Bene. Bon, ora non ci resta che andare a disegnare un grafico, ripeto, qualitativo che mi interessa relativamente, ma è solo per vedere un po' l'andamento della funzione, ma mi interessa rispetto al relativo, potete anche plottarlo col PC, con una funzione, un software, quello che volete. Ma l'asintota orizzontale, allora, l'asintota orizzontale c'è, abbiamo detto che era a 3 mezzi pi greco. Poi andava a sbattere a 0 a meno 3 mezzi pi greco sull'asse dell'y, in questo modo, cioè non assumendo il valore ma sbattendoci contro. Poi c'era un minimo che era per e alla meno 2, un massimo, okay, che era per e alla 2, che era anche il massimo assoluto, e poi c'era l'asintota. Okay? Quindi l'andamento, diciamo così, più ovvio. Quindi l'andamento più logico, insomma, sostanzialmente è questo, l'andamento più logico. Al minimo va su, va un eventuale massimo che è più alto, viene giù, curva, e poi va all'asintota a questo punto. Vedete che in questo punto avete il vostro massimo assoluto, qua il minimo. Ok? Qua andate a sbattere contro il meno 3 mezzi pico senza assumere quel valore. Ok?